Tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli e cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No, gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Polly non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy. A quei tempi, tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Tempo fa, quando il capo era ancora con Peppone, ci chiamarono per un call. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Polly con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Polly terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato, voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Polly al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don.
quest'auto è tua se vuoi. Tommy. Grazie, Ralph. Lavori fino a tardi, Ralphie? Io dormo quando Frank dorme. Diamine. Ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. Special weather report. The heavens have opened, folks, and we're experiencing some adverse effects across the municipal area. A large storm front, not expected to arrive for several days, hit Lost Heaven late this afternoon, releasing a deluge of rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents attributed to the downpour, with fender benders occurring in Oakwood and Chinatown. A more serious accident has occurred near the White Harbor Hotel, which is causing traffic to back up on the East Marshall Bridge all the way into downtown. The police department is attending incidents as they can, but they've now issued advice that people should not venture out on the roads unless their journey is strictly necessary. The roads are treacherous, ladies and gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. It would seem the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones and keep warm and dry. I know I'd rather be on a night like this. In addition to the problems we've been hearing of on the roads, air traffic in and out of the city has been suspended by order of the Aviation Authority. All scheduled flights departing Lost Heaven International have been grounded, and those scheduled to arrive into that airport have been canceled or diverted elsewhere. Now, as bad as that may sound, the latest report from the Weather Service that I've just been handed states that although the rain is heavy at this moment, and that all warnings should be heeded, the storm isn't expected to last all that long. Certainly, it doesn't seem like it will be anything like the big one of 1927. High winds are pushing the storm over us at quite a rate. We will, of course, keep you informed with news on the hour. But before I return you to our musical programming, let me reiterate that the Lost Heaven Police Department strongly advises against motor travel at this time. And on a personal note, I advise staying with your family, friends, or loved ones and waiting out this dreadful storm in the warmth of the home. That's all for now. Some music will be along shortly, and I'll be back to check in with you later. Thank you for listening. Proven to cause no irritation or tobacco hangover, Big Break Blues are the choice of more doctors and professionals than any other cigarette on the market. That tells you a thing or two, doesn't it? Make sure you're in good company by choosing Big Break. Now, we return. Sbrigati, Tom! Più attento, ma sono appena asciugato. Scusa, ci sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo, non c'è nient'altro che mettere le vacche e il cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu, eh? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Smettila, Poli. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemi da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spietato ai suoi tempi.
Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrebbe sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovreste sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Die, nel caso Frank ci avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi, ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Qualcuno stava aspettando qui stanotte. Il tizio che paghiamo per tenerlo a posto non si sforza nemmeno di far finta. Proprio fatiscente. Dove diavolo si è infilato? Ehi, sveglia! Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose! Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive! E va bene! Presto, corri! C'è l'osso a tiro! Questo qua avrà sofferto parecchio.
sola. Questa storia mi puzza troppo. Oh! Sono io, Dom! Holly? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. Sarà uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. Verde, Tommy. Ma io come potevo... Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande, Moretto. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. E pensarci, Tommy. Dobbiamo trovare Sam e andare. Questi qui fanno sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo! Se sono bottate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Lost Heaven sono delle fighette fradici. I canieri fanno il lavoro sporco per Morello. Ma che altro scherzo! Ah. Se ne va donato!
voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. E parte noi. Ehi, Poli. Sam! Oh, Gesù, ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No. No, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Corro a prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ehi, ce la farai, sì. Tammy, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, hai ragione, Tom. Da dove escono questi stronzi? Cristo, che male! Cristo santo! Dove cazzo è il furgone? Merda, ci sono gli sbirri! Che donne e donne! Già. È un cazzo di massacro. Come stasi? Beh, è stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Forza, bello. Ora si torna a casa! Mi serve un dottore, Poli. Non mollare! Ce l'ho. Ok. Ok, ok. Che li metteranno in piedi. Ok. Poli! Abbiamo altra compagnia.
Va bene. Salta su. Io sono qui con te, Sam. Se sono munizioni, è un Thompson da qualche parte. Sparagli appena si avvicina. Svuota il caricatore. Non devono assolutamente superarci. Quell'affare è enorme! Dove cazzo l'hanno trovato quel camion? Fatti fuori, Tom! Fagliela pagare! Mi piace, brutte bastarde! Dobbiamo andarcene subito!
Lasciane un'altra! Voli, dobbiamo seminarli! Ok, già siamo, Tom! Occupate di Sam, vado a svegliare il dottore! Sam, Sam! È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Ma scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Io resto con sé. Tu ne porta indietro il furgone e chiudiamolo qui. No, ti aspetto. Il dottore si era bello impegnato. Vediamo di non stare gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Sì. Ok. Ehi! Sei stato in gamba. Series looking back over the president's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time. A little old? Has your living room furniture seen better days? Behringer's has all the modern styles at the and understanding. Workers of this country have rights under this law, which cannot be taken from them, and nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them gone. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, old Hickory, died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. If I am asked whether the American people will pull themselves out of this depression, I answer, they will if they want to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week for any individual by common consent, and a universal payment of wages above the minimum, also by common consent. My friends, I cannot guarantee the success of this nationwide plan, but the people of this country can guarantee its success. I have no faith in heroes, but I believe that we can greatly influence economic policy. I have no sympathy with the professional economists who insist that things must run their course and that human agencies can have no influence on economic ills. One reason is that our...
sei in ritardo. La cena è fredda. Lavoro. Okay.